se sei un curioso come me, anche tu ti sarai domandato come sono fatte le macchine per il trasporto organi. Oggi abbiamo un'occasione fantastica, perché mi hanno invitato a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della macchina trasporto organi in dotazione all'Unione Fontanili, che è il corpo di polizia locale che si occupa della sicurezza di molti comuni del sud di Milano, fra cui Binasco, Rosate, Vermezzo, Noviglio. Simone Mosetti, che è un mio carissimo amico ed è stato un po' la locomotiva di questa iniziativa, mi ha invitato a partecipare alla cerimonia e ci spiegherà come funziona una macchina per il trasporto organi. Abbiamo presentato questo progetto a una fondazione, sì, che ha deciso di finanziare quasi totalmente il progetto per l'auto del trasporto organi, quindi ci ha donato l'auto del trasporto organi e grazie a delle donazioni fatte da aziende locali siamo riusciti ad allestirla in modo che potesse andare sul territorio e essere utile all'azienda sanitaria nazionale. Siete collegati con il 118, che vi dice dove andare a prendere gli organi e dove portarli. Sì, tramite un telefono ci viene data la missione giornaliera, no? E ci danno dove prelevare l'organo e dove va portato e le tempistiche che dobbiamo usare. Voi ovviamente potete viaggiare oltre i limiti di velocità, certo, perché siete di fatto un'auto della polizia, dotato di lampeggianti. E lampeggianti, sirene, tutti i segnalatori luminosi del caso. E quindi fa comodo ad avere una macchina potente. Questa ha 187 cavalli, giusto? Sì. È un 1500 turbo. Vediamo in che cosa consiste l'allestimento per una macchina di trasporto organi. Sono state montate dei lampeggianti alta luminosità, no? Sia sulla barra sul tetto che anteriore sono montati due lampeggianti segnalatori e due lampeggianti 45 gradi che servono molto quando si arriva sugli incroci, ecco, no? Per chi non sente la sirena, visto le macchine insonorizzate di adesso, vengono controllati dall'interno da una console a 6 tasti, è un po' lo scettro del potere. Sì. Tutti i tasti comandano tutta la barra sopra, le luci posteriori arancioni e le anteriori gialle, la sirena. Faccia sentire. Okay. La sirena. Quando andiamo in velocità usiamo sempre il lampeggiante, okay, soprattutto quando abbiamo sull'organo. Quando si usa il rientro che non abbiamo sull'organo, usiamo la crociera, no? E è quella luce fissa che si vede. All'interno siamo dotati sulle portiere dei portapalette che non ci sono in questo momento perché verranno messe appena prenderemo servizio. E poi nel baule c'è una vasca apposita per contenere i contenitori per il trasporto organi. Ancorata al telaio, può essere ristretta o allargata in base al frigol che dobbiamo portare. Sono le posizioni del frigol che viene ancorato con delle cinghie, no? E sopra viene messa questa gomma elastica ad alta ritenuta. In più è stata dotata di due prese 12 volt con circuiti separati, perciò vuol dire che se una presa 12 volt ci abbandona, comunque abbiamo l'altra, non sono sotto lo stesso circuito. Servono per alimentare i frigol che vengono dati. Grazie Simone per averci raccontato questa macchina. Grazie a voi per essere intervenuti. Grazie a te Federico di essere intervenuto. E che bello che ci siano queste iniziative qua. Grazie mille. E viva la polizia locale. Ciao ciao. Ciao.